Oh Gesù, porta santa. Oh Gesù, vogliamo entrare per te. Tu sei la porta del cielo. Per te soltanto entriamo nella gloria celeste, nella gloria del Padre. Nessuno viene a me se non è il Padre che lo attira, ma nessuno va al Padre se non è il figlio che lo tira dalla porta. Il Padre ha mandato te, e adesso è per te che noi ritorniamo al Padre. Porta Santa, facci entrare per te, per il tuo mistero pasquale, nella passione, morte e risurrezione. Facci entrare per la tua vita. Così noi andremo verso il Padre, che è la fonte unica della vita, che è l'eternità per noi. O Porta Santa, fa che entriamo in questo anno di giubileo, nell'anno di grazia per te, e nessuno resti fuori dalla porta. Io ti prego, Gesù Porta Santa, che tutti uno per uno entriamo attraverso di te, verso il nuovo regno, il regno del Padre, il regno della grazia, il regno dell'amore. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu sei la porta. Soltanto attraverso te noi entriamo nel recinto. Chi entra fuori di questa porta è ladro, assassino. Tu soltanto sei la porta e sei il guardiano della porta. E metti anche i guardiani vicino alla porta perché ti facciano entrare le pecorelle attraverso te nel recinto. Signore, ti chiediamo di restare tutti dentro il recinto della tua Chiesa. Tu sei la porta della Chiesa, la porta del cielo, la porta della salvezza. Ti chiediamo, Signore, che tutti possano entrare per questa porta e che dentro questo recinto nessuno entri a far male. Signore, noi ci affidiamo a te, perché se il lupo osa varcare il muro, saltare il recinto ed entrare, tu l'affronterai anche a rischio della vita, perché tu difendi le tue pecore, o pastore buono. Tu porti fuori dalla porta le tue pecorelle verso i pascoli erbosi, verso le acque tranquille. Fa che quando usciamo veniamo dietro a te e ci lasciamo guidare da te nel nostro cammino. Ci lasciamo pascolare da te e abbeverare da te, perché tu soltanto conosci qual è l'erba buona, qual è l'acqua buona per noi. Signore, noi ti vogliamo seguire e vogliamo in questo momento pregare perché tu hai altre pecorelle che non sono del nostro ovile e anche queste debbano essere ricondotte nel grande ovile. Signore, siamo nella settimana dell'unità della Chiesa. Ti chiediamo che tutti possiamo rientrare nell'unità del recinto. Ti chiediamo che tutti i cristiani entrino nel recinto e ti chiediamo che anche altre pecorelle che vogliono abbeverarsi di verità, che vogliono mangiare erbe dell'amore, vengano a te e siano raccolti in questo grande recinto che è la Chiesa, dove tu sei il Signore e sei il pastore. Lode e gloria a te, Signore.
E adesso, dopo questo primo momento di adorazione comunitaria, continuiamo la lode al Signore con rendimento di grazie a livello individuale. Chi ha da benedire il Signore lo faccia volentieri per grazia ricevuta o per qualsiasi altro motivo. Ecco, si rivolga al Signore per pregare. Ecco, ti ringraziamo, Signore, perché tu stai toccando le ossa di un uomo e le ossa di una donna, doloranti da tanto tempo. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando il petto di un uomo, gli mancava il respiro da tanto tempo, e adesso si allarga il petto, è come se respirasse dopo tanto tempo. Ti ringraziamo, Signore, perché stai toccando anche gli occhi di tre persone arrossati. Se toccanti il dente di una persona dolorante, e se toccando la schiena di tre persone. Signore, ti ringraziamo perché tante persone che avevano dolori se ne sentono sparire in questo momento, e tre persone sentono calore al petto, due sentono come dei brividi salire fino alla testa. Sono segni del tuo intervento, Signore, del tuo intervento misterioso nel nostro spirito. Fa che il nostro spirito si apra a te, fa che noi siamo liberati dalle forze del male, siamo liberati dalle nostre malattie e da tutti gli influssi malefici. O Signore, ti ringraziamo di quanto stai facendo, ti benediciamo e ti glorifichiamo. Lode e gloria a te, Signore. Signore, noi ti ringraziamo perché stai toccando un occhio di una persona, in maniera particolare il nervo ottico. Ti preghiamo anche perché stai toccando l'orecchio di due persone qui presenti. Sentivano poco e adesso si rischiara l'udito. Ti ringraziamo perché tu potenzi la forza sia degli occhi sia dell'udito di tante persone e dai vigoria alle ossa di tante altre persone. È la tua grazia che scende su di noi. E adesso, Signore, dona a tutti noi il tuo spirito di consolazione, di grazia. Fa che, oh Signore, che la tua gioia e la tua pace scende dentro i nostri cuori. Signore, tocca il cuore di una persona che non sente amore più per il marito. Questa donna adesso sente di nuovo un amore per il marito. Ancora il Signore tocca il cuore di due persone che non si sentono in pace tra di loro e mette dentro il loro cuore il dono del perdono. Signore, ti ringraziamo per questi doni spirituali che tu stai concedendo. Lode e gloria a te, Signore. E adesso ci alziamo e ringraziamo il Signore e cantiamo a Lui perché il Signore intende operare proprio in questo momento. Chiediamo al Signore di ravvivare la nostra fede e invochiamo subito lo Spirito del Signore, che è Spirito di liberazione, di guarigione e di consolazione. Spirito di divinità, scendi su di noi.
Iti naiure via nulia scelu ioni manaiore nuiura io io anini mi animo io lunaiure nuio via nuscioro Lurianu carianu cane tu sciodi sto Iara ni calerenti nucatori a luna mulea Puarini a luce duro romanu Arina maia lancara nei una lera Chiaia renei ore dono io renua Nacara iuria nara Chiarana maya laya Anakima yana 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 Chiarana ni maya naka di si sana di lo ga di na ka Nya maya nen di shayon di anona nuna yana Nya kare kira ni gana nam di na kola luna me Niarini monna yane kesho di anula yudo Nyori anula yudana Aramina kelerentina kostirada Niarine na yori ane ina yure nula Shayure na yure na kiyara yura manoshi Na kure nandine valyo yeni nula Parina non valuia, naiore namascioro, io sono in mezzo a voi, Salvatore potente, aprite gli occhi, sono in mezzo a voi, guardate a me, i vostri volti diventeranno raggianti, la mia luce scenderà dentro di voi, io sono colui che guarisce. Voi siete tutti malati, guardate a me, aprite le vostre piaghe, le vostre ferite, dal mio cuore squarciato esce una forza arcana di guarigione. Abbiate fede in me, in colui che mi ha mandato. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Io sono il Signore, avanti, andiamo. O Signore, il mio Signore, colui che mi guarisce, la tua parola mi salverà, tu Signore che mi guarisce. Tu Signor Dio, il mio Signore, colui che mi guarisce, la tua parola mi salverà, sono il Signore che mi guarisce. Ia sheva ito ye kare ye nama yulio na yure nyano Ia mi aro ma yu yano na yu Ia maria yanu ke shua yo na yu Io sono il Signore che guarisco. Io sono il Signore che guarisce tutte le malattie. Io sollevo dalla fossa, io rinnovo la vostra giovinezza. Ecco, io tocco un tumore alle ossa, perché io sono il Signore. Io tocco un altro tumore nella parte destra, nello stomaco. Signore, io tocco ancora le ginocchia di una persona
perché io sono il Signore che guarisco. Io tocco una leucemia resistente, rifate gli esami e i globuli bianchi cominceranno a scendere verso la norma. Sì, Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Sei tu il potente, sei tu il Signore. Fa che noi crediamo, perché nulla è impossibile a chi crede. Tu l'hai detto, Signore, e noi vogliamo credere alla tua parola. Nulla è impossibile a chi crede. Se quando pregate voi credete fermamente che quello che domandate vi sarà fatto, certamente vi sarà fatto. Signore, tante grazie non vengono perché noi non crediamo fermamente senza esitazione. Signore, aumenta la nostra fede. Aumenta la nostra fede, oh Signore, e metti il nostro cuore in pace. Metti il nostro cuore nel perdono, perché se noi non perdoniamo non c'è nessuna operazione divina dentro di noi. Signore, fa che noi crediamo ancora una volta a queste tue parole. Io dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Tu che hai la mandibola che ti fa male, credi che il Signore ti sta guarendo. Vedrai la gloria di Dio. Tu che hai l'anca che ti fa male, credi che il Signore ti sta guarendo. Vedrai la gloria di Dio. Ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. 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 Gesù è il Signore. Alleluia. E adesso, Signore Gesù, noi ti presentiamo tutte quelle care persone che attraverso il telefono ascolto si presentano a te. Abbiamo compilato gli elenchi e noi li presentiamo a te. Tutta la comunità in ascolto pregherà per queste persone. Signore, in questo momento io ti vorrei pregare per una persona che è in difficoltà, che ci appartiene e che deve trattare un affare che interessa tutti noi. Signore, dà la luce e dà la parola giusta a queste persone che è in giudizio. Signore, ti preghiamo per... Signore, noi siamo qui questa sera, questa mattina, siamo qui per chiedere a te di aprire il tuo cuore e il tuo e le tue piaghe, per versare ancora su di noi la guarigione, e ti chiediamo ancora di soffiare il tuo spirito, perché tutte le forze del male ci lasciano. Signore, ci sono tante persone qui afflitte da spiriti cattivi, non è che siano possedute, Signore, ma sono vessate, tormentate, sono perseguitate. Tu provi, oh Signore, tutti i tuoi figli e usi anche le forze del male per provare i tuoi figli. Ti preghiamo, Signore, di venirci in aiuto. Ma ti chiediamo, Signore, di essere liberi da tutti gli influssi del male. O Signore Gesù, vieni, vieni qui, Salvatore potente, vieni a liberarci e soffia il tuo spirito. Canto di grazia.
vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, cammina con me, Signore, cammina con me, oh Signore, illumina la mia vita, cammina con me, oh Signore, Santo Spirito vieni. Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni, Santo Spirito vieni. Pietro allora disse: non possiedo né oro né argento, ma io ti do quello che ho. Nel nome di Gesù il Nazareno, alzati e cammina. E presero per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando e lodando Dio. E allora Pietro, alla folla che chiedeva spiegazione, disse: proprio per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede in lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Grazie, Signore, Pietro dice che la fede nel nome di Gesù che dà a tutti la guarigione, è la fede nel nome di Gesù. Grazie. Signore, anche tu dicevi la tua fede ti ha salvata, ecco il gioco della fede. Abbiamo chiesto la fede, o Signore, dona la fede, o Signore, a tutti noi, perché nulla è impossibile a chi crede. Signore, da tutti gli ammalati che sono qui presenti, anche agli storpi, anche ai tumorati, dalla fede che invocando il tuo nome saranno guariti. Signore, dalla fede fa che si invochi il tuo nome, o Signore, con fede e la guarigione, qualunque essa sia questa guarigione, verrà. Noi crediamo fermamente alla tua parola, Signore, perché tu non ci vuoi ingannare. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore, ha toccato molti di voi. Chi si è sentito toccare fisicamente dal Signore e pregato di alzare la mano, che ha avuto qualche guarigione fisica, si è sentito toccare, guarire
e una parte del corpo è fregato di alzare le mani. Chi si è sentito toccare nel cuore, nello spirito, con grazie di contrizione o di consolazione, alzi la mano. Ci sono alcune persone che hanno sentito vampate al petto o alle spalle, oppure brividi salire. Alzi la mano, sono grazie di liberazione. Grazie Signore Gesù. E adesso Signore Gesù, noi ti porteremo in processione. Tu guarderai tutti, perché il tuo sguardo risana. Guarda e benedici Signore tutti i nostri malati e da tutti la consolazione del cuore, la speranza in giorni migliori. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli.